sindaco, ci sono altri due pezzi della città che vanno recuperati. Uno è il Molo San Vincenzo, di cui già c'è un progetto in atto. L'altro sarebbe il Parco della Marinella, però i lavori lì sono fermi. Allora, diciamo, sul Molo San Vincenzo, sapete, è una questione annosa. Ci sono 20 o sono più di 20 anni che si sta discutendo del Molo San Vincenzo. Noi siamo vicini, cioè, con un grosso impegno dell'amministrazione, devo dire anche una collaborazione del Ministero della Difesa, della Marina Militare. Noi stiamo trovando una soluzione per poter accedere e per cominciare questo grande progetto di riqualificazione del Molo San Vincenzo, che rappresenta una fase importante per riappropriarsi del mare. È un luogo bellissimo che noi vogliamo destinare non solo all'intrattenimento e alla fruizione da parte dei napoletani, ma anche realizzare un molo per i maxi yacht, di cui noi abbiamo estremamente bisogno nel centro città. E sul Parco della Marinella è un progetto che purtroppo va avanti a singhiozzo da molti anni, perché ci sono anche dei problemi tecnici che stiamo anche quelli affrontando e risolvendo, legati alla presenza di vari impianti che stanno nel sito e che debbono essere dismessi, ma l'intervento sul Parco della Marinella si connetterà anche a una riqualificazione dell'ex mercato ittico, che è un'altra struttura molto importante anche dal punto di vista architettonico e che noi vogliamo trasformare in un nuovo polo culturale della città. Sì.